Era la casa del popolo con i benvenuti, era con i benvenuti alla casa del popolo, era la casa del popolo con i benvenuti, era con i benvenuti alla casa del popolo, dicendo tu eri alla casa del popolo. Con chi? Con i benvenuti. Quando a un certo punto, a un punto di certo, schifosa della miseria, puttana cavalla ladro e truia. Perché quando lei è tutta insieme, il benvenuti mi dice, Cino, è la cambiata la macchina, io l'ho cambiata sì, dici che t'ha preso. Gli ho detto ho preso il Renault Tinco. Dice che colore, gli ho detto bianco, ma poi lo tinco. Fatto la battuta. Dio, te benvenuti a cambiare la macchina. Dice, l'ho cambiata, sì. Dice, Dio, che t'ha preso? Dice, ho preso l'Arna Station Vego. Dico, come l'hai presa? Intercooler? No, mi ha detto, intercooler l'ho preso io a comprarla. Non tiene tanto bene la strada, quando parcheggio riparto. E allora tu potevi comprare il Panda 4x4? Dice, oh, come fondo lo metti, il garage lo 3x3. Fatto la battuta, fatto la battuta. La battuta. Ti racconto questo perché la è bellina, ti racconto questo perché la è bellina, te la racconto perché la è bellina. È arrivata la mia figliola, quella piccina, quei 18 anni, la Cessica. È arrivata e mi ha detto, papà voglio la macchina nuova, papà voglio la macchina nuova, papà voglio la macchina. Dico, nuova, dici preciso. Dice, che macchina tu vuoi, Cessica? Dice, voglio l'IMS10, voglio l'IMS10. Dice, che macchina tu vuoi? Dice, voglio l'IMS, voglio l'IMS, l'IMS, l'IMS. Ma dico, l'IMS, dico, ma che la passano? Fatto la battuta. Fatto la battuta. Dio, perché tu vuoi l'IMS? Dice, ma come perché, papà? Perché piace alla gente che piace. Appunto gli ho detto, tu fai schifo, che trovo un braffo. Fatto la battuta. Ti racconto questo perché la bellina è stato dai Brandini, quello che mi rivende e mi ricompro le macchine. Dico, Brandini, che ce l'hai un depliance dell'Inps? Ce l'hai un depliance dell'Inps? C'è la Cessica che vuole depliance dell'Inps? La Cessica vuole depliance dell'Inps? Dico, quanta cazzo di esso c'è in questa rietta? Dico, prima di tutto, Brandini, se ti rendi il tinco. Se ti rendi il tink, che tu mi dai? Ma dici, se ti rendi, tu mi rendi il tink, ti do di stomaco. Fa la battuta, fa le battute. C'è la mia figlia, la voglio l'Inps, ce l'hai il deplins dell'Inps? Mi fa vedere il deplins, dico, come macchina è bellina, ma il culo quando l'arriva. Da lei, oh. Ti ho detto, i culi che le options, è options, culo? Dico, ma che c'è pronta consegna? Perché mi ricordo che quando comprai il Tinco, pronta consegna, là non c'era. Almeno mezz'ora mi sono qua a aspettarla. Le vanno a rubare, sono macchine che le vanno a rubare. Nel senso che il ladro le ruba, vedi che l'ha rubata e dopo mezz'ora te la riporta. Comunque te la fa breve, perché le bellini, bellini deve venire. Compro la macchina alla mia figliola, la firmo, firmo a cambiali. Io quando firmo sudo, torno a casa, mi metto sotto la doccia, schifosa della miseria, puttana, cavalla, ladro e truia. Mi insaponò tutto, ero tutto insaponato sotto la doccia. Mi suona il dindlon, 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 e cioè dindlon. Vuoi aprire? Erano i testimoni di Genova. Dico, che siete? Dice, testimoni di Genova. Dico, vicino a Imperia. Dice, un bacio lo spirito di sé. Fallo pulito. Fatto la battuta, fatto la battuta. È tutto un saponato. Mi mettono un dito sotto il naso e mi dicono lei è in errore. Dico, che ho sbagliato, bagno schiuma? Dice, la fine del mondo è vicina. Io ho detto, per questo anche la fine del mese, ho tre cambiali, non so come ho fatto. Fatto la battuta. Fatto la battuta. Dice, che vuole che sia, polvere siamo e polvere ritorneremo. Bene, gli ho detto, vuol dire che siamo biodegradabili. Comunque gli ha detto, se polvere ritorneremo, vuol dire che sotto il mio letto c'ho un morto.
e qui aspetto 30-35 secondi perché... Richiudo la porta, schifo della miseria, puttana cavalla ladra e troia. Torno sotto la doccia. Come torno sotto la doccia mi risuonano dindlon, 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 e cioè dindlon. Qua aprire erano quelle di bubuf. Dico, che siete? Dice bubuf. Ma dico, siete te. Fate la battuta, fate la battuta. Dice, siamo di bubuf. Ma siamo venuti qui perché in mare bisogna rispettarlo. Ma gli ho detto, io a fanculo non ce l'ho mai mandato. Mai. Ho fatto la battuta. Dice, siamo noi di bubuf. Ho capito che puzza di bubuf. Siamo noi dei bubuf e siamo venuti qui perché bisogna salvare la focamona. Io e il pinguino cappuccino non ci si pensa. Dice, siamo di bubuf, ho capito, buziate di bubuf. E siamo qui perché l'uomo, l'ignorante, lascia le buste di plastica in mare e il delfino, che è un animale intelligente, sguazza in mare, vede la busta di plastica, la sbaglia per un pesce, la mangia e rimane strozzato. Il delfino, che è un animale intelligente. Se il delfino sbaglia una busta di plastica per un pesce, un animale intelligente tanto mi pare. Comunque gli ho dato 10.000 lire, mi ha dato la cassetta dei Pooh e vaffanculo. Torno sotto la doccia, schifosa della miseria, puttana, cavalla, ladra, troia, anche un pochino piccola Hetti. Mi rinsapono, mi risuonano, tant'è vero ho pensato era meglio se mi lavavo di giovedì. Va a aprire il postino, dice, posta in cassetta, dico, in CD non c'è nulla. Fatto la battuta. Richiudo, aspetto un pochino nel corridoio, tanto qualcuno a rompere coglione arriva. E infatti mi risuonano, dindlon, dindlon. Va a aprire, era l'indagine Dux. Dico, chi siete? Dice, indagine Dux. Dico, chi è Anna, la cantante? Dice, mi faccio lo spirito. Dice, gli usa i costumi degli italiani. Lei quanti anni ha? Gli ho detto 58. Dice, lei quando va al gabinetto, legge? No, gli ho detto, io la fo a memoria. Ogni tanto gli ho detto, mi fa uno schemino, tanto per riordammelo. Dice, lei a 58 anni ha mai provato l'orgasmo? Gli ho detto, no, mi trovo bene con i dash, non voglio cambiare. Dice, lei farebbe come nel film Proposta Indecente, venderebbe sua moglie per $1 milione a uno sconosciuto per una notte. Ma gli ho detto, mi rifà la domanda. Dice, lei venderebbe a uno sconosciuto sua moglie per $1 milione una notte? No. E ha detto, io per $1 milione gli fo anche la fattura. E poi devolvo l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Richiudo la porta, la riapro subito da solo, tanto qualcuno a rompere coglioni c'è. E infatti c'era un ragazzo con un cartello, c'era scritto, vengo dalla Polonia. Io l'ho guardato e gli ho detto, io vengo dai commercialista, chi sta a peggio? Mi ha dato 5.000 lire e le andavo via. Grazie!